Si chiamava Elisa Springer. Il ricordo più lontano che ho di lei è quello della sua elegante figura che passeggia sulla strada principale della mia città portando al guinzaglio uno splendido cane. La mia città è Manduria, il luogo dove Elisa ha vissuto 50 anni di silenzio, il silenzio dei vivi. Un giorno quel silenzio fu interrotto con un piccolo gesto fatto di tanto dolore, tanto amore, tanta speranza. Elisa strappò un cerotto dal suo braccio sinistro, mettendo così a nudo la ferita sanguinante della sua anima. A24020, il suo numero di ingresso ad Auschwitz. Il rumore di quello strappo, da allora, e voce di vite passate per il cammino, e mano che scuote e percuote la nostra disattenzione, la nostra indifferenza, i nostri piccoli e ignobili silenzi divini. Oggi vogliamo narrarvi la sua storia, la storia di una donna che nel fumo del nero cammino di Auschwitz ha visto piangere Dio. Ve la canteremo questa storia, perché la musica e il canto sono le uniche armi che hanno dei poveri cantastorie per uccidere il silenzio e difendere da tutte le negazioni la memoria. Sento odore di cucina e alcune voci che giungono dall'interno. Mi faccio coraggio e busso due volte. Il cuore mi scoppia in gola, mi sento soffocato. Mi apre una donna e Was wollen Sie? Riesco a dirle a malapena, strozzando le parole. Sono Elisa Springer. E in questa casa ho lasciato la mia giovinezza per seguire un mondo di disperati e di innocenti che andavano a luogo. Ma prego, mi conceda un attimo di pietà. Non mi cacci via. So che per lei è difficile, ma mi faccia entrare. Mi faccia guardare un attimo del mio passato. Andrò via subito, non le darò fastidio. Alle pareti c'erano ancora i quadri di famiglia, i nostri quadri, la mia famiglia appesa a un muro. La signora sulla porta ha seguito il mio sguardo e mi ha concesso di togliere un quadro dalla parete e portarlo via con me.
Quel quadro per me è tanto, è tutto. Oggi è appeso al muro dei ricordi nella mia casa. Io ho vissuto per non dimenticare quella parte di me rimasta nei lager con i miei 20 anni. Ho vissuto per difendere e raccontare l'odore dei morti che bruciavano nei crematori, per difendere la memoria di tutti i miei cari e di tanti innocenti, memoria che oggi si tenta ancora di infangare. Ho vissuto per raccontare che le ferite del corpo si rimarginano col tempo, ma quelle dello spirito, mai. Le mie sanguinano ancora.